Cari pellegrini, l'Immacolata disse a Santa Bernadette Soubirous in una delle sue apparizioni: "Io non ti prometto la pace qui sulla terra, ma te la prometto in paradiso." Dostoevskij, nel diario di uno scrittore, dice una frase interessante. Dice così: "Qual è la più grande felicità? La più grande felicità è quella di conoscere le cause dell'infelicità." Può sembrare un gioco di parole, però vedete, se ci riflettete, qui Dostoevskij dice una cosa vera. A noi non è dato, noi insistiamo molto come Cammino dei Tre Sentieri su questa evidenza. All'uomo non è data una felicità che sia alternativa alla prova, alla sofferenza. All'uomo è data una felicità che sia alternativa alla disperazione. Ecco dunque l'importanza di conoscere le cause dell'infelicità, perché è proprio conoscendo le cause dell'infelicità che l'uomo può essere adeguatamente felice, pur nelle prove, pur nella sofferenza, pur nelle tribolazioni. E qual è questa causa dell'infelicità? E quando noi stoltamente pensiamo che il tempo possa essere risposta al tempo stesso, cioè che il tempo possa essere la soluzione al tempo, quando invece il tempo può risolversi solo nella dimensione dell'eternità. Solo nella dimensione dell'eternità il tempo può risolversi. Vedete, qui fondamentalmente c'è un'alternativa. Da questa alternativa non si sfugge, non c'è una terza possibilità. O il tempo è apertura all'eternità, o il tempo è maledizione. Perché se il tempo non fosse apertura all'eternità, se Dio insomma non esistesse, se Dio non ci avesse pensato, non ci avesse voluto, non ci avesse preparato un progetto e quindi anche una meta a cui tendere, significa che noi siamo stati gettati nel mondo e quindi, come vi ho detto più volte, veniamo dal nulla per andare verso il nulla, ma se andiamo verso il nulla, ogni minuto che passa, ogni onomastico, ogni compleanno, ogni anniversario, e invece di scambiarci gli auguri, dovremmo scambiarci le condoglianze. Perché stiamo andando verso l'abisso. Invece il tempo, perché sia una benedizione, deve essere apertura all'eternità. Ed ecco perché, e anche questo l'abbiamo detto più volte, ed ecco perché in passato, no? Pur vivendo, anche se la vita era contrassegnata da tante fatiche, da tanti pericoli, la morte incombeva molto più frequentemente, cioè nel senso che si conviveva con la morte, con la possibilità di morire, però l'uomo sapeva produrre cose belle. Perché? Perché aveva un atteggiamento positivo nei confronti della vita e questo atteggiamento positivo nei confronti della vita era dovuto al fatto di sapere che la vita è un cammino, è un pellegrinaggio verso l'eterno. Quando l'uomo invece si è privato di questa bellissima convinzione, allora ha iniziato a nutrire un atteggiamento negativo nei confronti della vita, esplicito, molte volte anche implicito, e questo ha fatto sì che l'uomo non sapesse più sacrificarsi, ma non sapesse nemmeno più produrre la bellezza. Basti pensare all'arte contemporanea, quanto sia angosciante. Dunque il tempo o è apertura all'eternità o è maledizione. Ed è proprio quando noi sappiamo che il tempo è apertura all'eternità, riusciamo anche ad assaporarlo meglio questo tempo. Proprio perché si assapora ciò che si sa avere un suo significato e che tutto poi ciò che facciamo, tutto ciò che facciamo, verrà scolpito nell'eternità, altrimenti tutto sarà insipido, sarà senza sapore. Ed ecco perché queste parole sono straordinariamente consolanti, queste parole dell'Immacolata Santa Bernadette Soubirous: "Non ti prometto la felicità qua giù, te la prometto in paradiso." Ma è evidente che proprio questa attesa della felicità del paradiso
farà sì che si possa essere anche già qui felici, un antipasto di felicità, una prefigurazione di felicità, ma di vera felicità. Altrimenti l'alternativa è quella dell'angoscia, dell'angoscia della dissoluzione, dell'angoscia del non senso, dell'insignificato, dell'angoscia di andare verso l'abisso. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi saluto caramente e vi auguro una santa ricorrenza della Beata Vergine di Lourdes, ricordandovi anche che Dio è verità, bontà e bellezza.